15 minuti con Enrico Somma. Ciao Enrico, ti definisco sempre, lo sai, con affetto un maestro perché ho iniziato con te a fare TV e mi hai chiamato perché hai sentito un'intervista rilasciata dall'onorevole Lavardera su Sanremo. Lavardera, credo. O Lavardera o Lavardera, No, comunque. guarda, siciliano, il suo cognome in siciliano significa Vardera. Non so se sai cos'è, ma tu. Io lo sapevo dalla Vardera perché così lo chiamano altri. Va bene, non è questo il problema è che tu sei indignato per quello che ha detto l'onorevole su Santi Savarino. Faccio una premessa però, che tu sei storicamente un uomo di sinistra, che sei stato compagno di Peppino Impastato e che quando arrivasti ad insegnare al liceo ti sei quasi sorpreso Certo. per l'intitolazione a Santi Savarino. Questa è la premessa. Adesso facciamo una cosa, abbiamo in questo format un solo limite. Dialoghiamo per 15 minuti in tempo reale. Quando il countdown ci dice che è finita, dobbiamo salutarci. Benissimo. Va bene, quindi noi abbiamo il countdown e poi faremo chiarezza su questa figura di Santi Savarino che credo sia stata molto deturpata come immagine. Sì, ti ringrazio per quello Scusa, che hai detto. sì, e allora Santi Savarino, il liceo che per quasi 50 anni ha portato il suo nome, adesso si scopre che è Santi Savarino. Io quello che ho sentito, io mi sono espresso una sola volta dicendo che si è fatta troppa caciara su questa intitolazione, ma io ho sentito di Santi Savarino, ho scoperto con sommo stupore che era un fascista che ha scritto le leggi razziali e che un liceo portasse il suo nome era un disonore per l'intera comunità. Questo molti hanno riferito, tra cui anche, credo, Queste sono io. le corbellerie che ha detto l'onorevole Lavardera, io lo dico alla siciliana, Lavardera o Lavardera come si chiamerà, non lo Enrico, so. per onestà di informazione, non è l'unico Allora, Lavardera che ha detto benissimo, queste cose. sì, Non è... però dico che io ho sempre avuto una grande ammirazione per l'onorevole, ai tempi, poco tempo fa era una persona che io ho sempre ammirato, anche se non facevo più il giornalista, e che continuo ad ammirare, che sia ben chiaro. Però probabilmente dovrebbe leggere il mio racconto che è intitolato Da Pio IX Edgardo Mortara e Santi Savarino a Peppino Impastato e Felice Bartolotta. Perché? Perché in questo libro io ho messo a fuoco 9 mesi fa, quando è uscito il libro intitolato Rapito, di un grande regista, Bellocchio, che pubblicò quando io ero ancora studente universitario un film, un documento dal titolo La gira è vicina, dove ha anticipato le cose che oggi sono attualissime anche su certe vicende internazionali. Ebbene, io parlo da comunista che è stato candidato a sindaco al Partito dei Comunisti Italiani e che però conosce la storia di Partenico e arrivo a Partenico dicendo al professore Vitale, che era già Parliamo di insegnante, anni 80. primi anni 80, sì, ma com'è che avete intitolato il suo liceo a uno di cui ci sono le lettere spedite da Franchitelli. Salvatore Vitale non lo sapeva. E così iniziò una giusta battaglia. Dico giusta questa battaglia, che sia Scusami, ben chiaro. Enrico, facciamo chiarezza. Tu ti stupisti allora perché c'era una corrispondenza tra Franche Coppola Erano e state Santi Savarino? pubblicate già negli anni 70, che io ero studente universitario, gli atti della quinta e sesta commissione antimafia, in cui c'erano queste lettere di Santi a Santi Savarino, che poi non sarebbero granché, secondo me, diciamo, importante, però erano sufficienti a che non si facesse questa intitolazione. Nello stesso tempo io, da docente del liceo, e qualcuno pensa che io abbia avuto un ruolo in questa intitolazione, no, io arrivo qui e la preside, siccome arrivò l'intitolazione, mi incarica di rappresentare anche una commedia di Santi Savarino, quella di maggior successo, Don Giuseppe della Baldoria, che ebbe un successo enorme. Io, questa compagnia, direi, tutta la provincia di Palermo, molti paesi, insomma, da San Giuseppe Jato, insomma, Altavilla Milice, non ricordo neanche tutti, Cinise, con grande successo, perché le commedie di Santi Savarino sono commedie di pregio, ma non lo dico io, e nemmeno qualcuno qui, il professore o il preside Cartosio, che l'ha pure detto.
lo diceva, lo riconosceva tutta Italia, al punto che Santi Savarino fu il più Sciascia, che io invitai a un convegno Santi Savarino, mi disse di apprezzare molto Santi Savarino come critico teatrale della stampa, la stampa però, perché era critico teatrale del periodo del fascismo, ma dopo che era stato destituito da capo redattore della stampa, sempre della stampa, perché aveva scritto degli articoli sulla vicenda del delitto Matteotti sul giornale più importante dell'Italia culturale degli anni 20, che era La Tribuna di Carlo Tullio Giordana, padre del regista Marco Tullio Giordana, autore del film Cento Passi, con cui io ho parlato personalmente a Roma, che mi disse che addirittura Mussolini, per scusarsi di avere fatto sequestrare e chiudere questo giornale per colpa di Santi Savarino, per i suoi articoli, per cui era stato schedato non solo come antifascista, come giornalista, uno dei protagonisti della campagna sull'omicidio Matteotti, e questi giornalisti furono definiti non solo antifascisti ma quartarellisti. Perché quartarellisti? Perché a Quartarella fu trovato il cadavere di Matteotti. Quindi non è vero che Santi Savarino, carissimo onorevole la Bardera, insomma, era un fascista, era un antifascista proclamato, dichiarato, licenziato dopo che fu chiuso dal regime il giornale in cui lui scriveva sempre da caporedattore, ma assunto da caporedattore sempre alla stampa di un senatore. Dico, scusami, fermati un attimo. Fermati un attimo perché c'è un concetto che voglio ribadire. Tu stai affermando, e hai chiaramente le prove certe per dirlo, perché è scritto, che, scusami... Vogliamo sapere di più, c'è un libro, Alfredo Signoretti, stampa in camicia nera, Alfredo Signoretti, un fascista che fa la storia, un giornalista fascista che fa la storia del giornalismo fascista su stampa in camicia nera, e che definisce Santi Savarino non solo una vittima del suo tempo, ma una damigella per la sua... diciamo, signorilità con cui affrontava certe questioni, e che non era per niente un giornalista fascista, schedato come quartarellista. Dico, non lo dico io, lo dice un libro di Alfredo Signoretti, giornalista fascista. Chiarissimo. Perché secondo te invece molti lo additano adesso come un fascista, uno che addirittura scrisse le leggi razziali? Ma queste sono reati penali. Questo in particolare è il reato penale. Perché legge sul fascismo le scrisse il regime dei suoi personaggi, da cui il padre di una famosa giornalista, che io non nomino perché non voglio offendere nessuno, nessuno deve essere chiamato a pagare, uno dei più importanti giornalisti che vediamo la televisione, insomma, è figlia del direttore di una rivista sulla razza, insomma, e non facciamo nomi. Come si fa a scrivere queste corbellerie? Se furono tutti, non solo gli intellettuali, non ci fu un professore universitario che dovette scrivere qualche articolo o firmare qualche manifesto a sostegno delle leggi razziali, tranne 12 che furono tutti licenziati, professori universitari italiani, tranne 12 che furono tutti firmati, ma non di professore universitario, qualunque personaggio di rilievo. Solo Benedetto Croce, che però una via calcarina non è più le pari, perché non era troppo al di sopra di tutto, e c'è Benedetto Croce. Tutti gli altri firmarono o documenti o articoli a sostegno delle leggi razziali, perché chi non le firmava perdeva il posto. E invece lui, che era stato licenziato da giornalista, dalla stessa stampa, che era del senatore Fossati, era un senatore, direi, non lo so, vicino alla Casa Reale, perché era un liberale anticlericale, eccetera eccetera, ma che poi ha avuto un figlio che è diventato santo perché si convertì pure lui, e Santi Savarino qua sotto alla stampa in quanto cattolico. Santi Savarino, lo dico io, lo ha detto il professore Giuseppe Carlo Marino, comunista più di me, non lo so, autore di un sacco di libri sulla mafia, ha detto che Santi Savarino era il portavoce del Vaticano, e lo ha documentato in un convegno. Io direi a tutti questi che al comune si oppongono, invece di dire fesserie, alimentare polemiche che non solo disonorano Partinico, perché non c'è niente di vero in quello che si dice qua su Santi Savarino, tranne quello che ha detto il professore Petale, sì, che scrisse degli articoli contro Danilo Dolci, scrivendo le stesse cose che io ero ragazzino, tu non eri nato,
e dicevano tutti i preti di Partenico che Danilo Dolce offendeva il paese di Partenico e si portava i bambini vestiti da mendicanti all'estero per diffamare Partenico. Ma queste cose diceva pure mia zia. Allora Enrico, tu stai affermando che non è assolutamente vero che San Zarino partecipò alla scrittura delle leggi antirazziali. Ma chi paga le e che anzi ne pagò le conseguenze per non averle sottoscritte? No, non è scritto questo. Solo che lui, da cattolico, poté continuare a scrivere sulla stampa, ma non da giornalista, ma da critico teatrale, perché noto e applaudito attore teatrale, cosa che scrive Alfredo Signoretti, ma che trovi in tutti i libri di storia del teatro italiano, pubblicati fino agli anni 60. Non lo dico io, persino sull'ora. Guido Valdini, che dirigeva pagina culturale dell'ora, dove io scrivevo da comunista, intervistò la vedova di Rosso di San Secondo, Jane di San Secondo o Joyce di San Secondo, perché a quei tempi le mogli prendevano il cognome del marito, fino a quando mi sposai io qualche anno dopo, fino al 75, anche in Italia le donne prendevano il cognome del marito, come in America Hillary Clinton con il cognome di suo marito, però tutte chiamano Hillary Clinton. Ebbene, la vedova di Rosso di San Secondo, che con Santi Savarino è il più grande autore teatrale di quel tempo, si riunì, scrive in questa intervista a Bruno Maldini in un giornale comunista come loro, in riunione in casa Mirandello con Santi Savarino e Rosso di San Secondo. Enrico, scusami, allora tu da storico, da ex docente del liceo, da giornalista, no, sei da professore di storia e anche di letteratura italiana, e anche dico, uno che ha fatto teatro per più di un decennio, portando una compagnia di Partenico, compagnia bocca d'opera in mezzo alle province. Nel tuo ruolo non sei sicuramente contrario all'intitolazione, no, di... io l'ho spiegato in questo libro. Scusami, no, questo racconto. Non sei contrario all'intitolazione del tuo e che sei compagno di... Certo, io lo sono... Però ti sei indignato sulle accuse gratuite. Si offende Peppino dicendo queste corbellerie che sono falsità del reato penale, perché un articolo del codice penale dice che prevede il reato di false dichiarazioni, cioè esiste il reato penale. Certo. Dire che Santo Savarino scrisse legge razziale, insomma è un pazzo con l'aggravante non so di quale finalità eccetera eccetera, che sia ben chiaro. Dire poi che è fascista è quasi la stessa cosa, perché lui era un antifascista di chiaro. Tu hai detto che è stato vittima del fascismo perché fu licenziato. Ascolta, fu licenziato da capo redattore della Tribuna, che fu anche chiusa per colpa dei suoi articoli sul delitto Matteotti, e poi destituito su ordine di Alfredo Signoretti, che Alfredo Signoretti, un gerarca fascista, che fu responsabile dell'applicazione delle leggi sulla stampa, che sia ben chiaro, e che parla di Santo Savarino come una damigella, le sue cose, e che insomma era schedato come quartarellista, cioè non solo antifascista, ma giornalista che aveva scritto su Matteotti, sull'omicidio Matteotti, perché a Quartarella furono trovati i resti di Matteotti, ma lo doveva immaginare. E quindi queste cose qui non fanno onore a Partenico, non fanno onore nemmeno a Peppino Imbalsato, perché io, guarda caso, sono uno che per primo intervistò Mamma Felice, me lo disse Giovanni, che mi fece notare qualche anno dopo che ero stato il primo giornalista a intervistare Mamma Felice quando non l'aveva fatto nessun, mai, non l'aveva fatto prima nessun altro giornalista. Perché per molti anni ancora, anche dopo l'omicidio Impastato, certi giornalisti parlavano del Pino Impastato come un terrorista. Io invece in quella intervista ricordavo che noi riconoscevamo il Pino Impastato come uno dei più bravi alunni del liceo che lui frequentò assieme a me, che sia ben chiaro, cosa che forse... Compagni di scuola con questo, sì. Di scuola, in classi separate, insomma, parallele, ma del liceo Garibaldi, guarda caso. Liceo Garibaldi, classico. Ebbene, Giovanni mi fece notare che ero stato il primo ad intervenire in un periodo che non aveva fatto nessuno, e dicendo le cose di Peppino Impastato, un bravissimo studente che veniva considerato, diciamo, un pochino al di sopra o fuori dal mondo, perché era simpatizzante di Democrazia Proletaria, il partito di cui era qui esponente, il preside a quei tempi del liceo classico
il Pesero Bianco, Nanalo Bianco, che poi guarda caso mi disse di aver votato per me alle regionali quando fui candidato al Partito del Comunista. Tanto io ricordo quando tu, da mio direttore a TV7, mi mandavi diverse volte a casa in passato a intervistare Felicia, quindi che tu avevi pochissimo già. No, ma io l'ho intervistata personalmente, sì, quando fui intitolata alla biblioteca della scuola media, di cui era preside allora Nanni Giuliana, fratello dell'onorevole assessore Momucci. E io credo che le tue dichiarazioni intanto sono le uniche che sto sentendo. L'unica persona che si sta esponendo a favore di Santi Savarino, pur essendo contrario all'intitolazione. Io non mi esprimo a favore, io mi esprimo a favore di Peppino Impastato, nel senso che raccontando queste cose che sono false, si offende Peppino Impastato, che se meritava questa intitolazione anche se Santi Savarino fosse stato fascista o eccetera. Santi Savarino è, però lui se la meritava lo stesso. Certo. Anche più del fatto insomma che lo fosse o che non lo fosse, non è questo il problema. Io credo che in questo modo si impanga la nostra memoria storica, perché guarda che io di queste cose ne parlai pure con l'onorevole Mimì Batti, che Gio Cesare mi disse le stesse cose, Giuseppe Carlo Marino, professore comunista, eccetera, eccetera, che in quella relazione è da dire, io non mi meraviglierei se in un paese come mi nomino uno storico siciliano, che in questo momento non ricordo, se interessasse una scuola a questa persona, insomma, che era un esponente culturale di un certo ambiente di destra, va bene? Lui era un cattolico, guarda che le stesse cose che lui scrive in quegli articoli contro la razza, io ho documentato che le diceva persino De Gasperi al Parlamento austro-ungarico quando fu eletto al Parlamento prima della guerra mondiale, no, della grande guerra. Da cattolico, cioè che gli ebrei sono dei cidi, e questo l'ho trovato in una rivista di Roma della comunità ebraica, per dire che le cose che diceva Santi Savarino insomma sono state, ora i tempi sono maturati perché si chiariscano queste cose, ma senza dire bugie e falsità. Grazie Enrico, credo che le tue dichiarazioni avranno un pronto riscontro da coloro che hanno detto queste falsità. Grazie ancora.